Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Iniziamo con la cronaca. Maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza in un'indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse regioni, tra cui anche l'Abruzzo. 440 milioni l'importo complessivo dei fondi illecitamente percepiti attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti di imposta. 78 le persone indagate, 8 sono le persone finite in carcere e altre 4 ai domiciliari. Il servizio di Jacopo Forcella. Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia e finiti invece in modo illecito nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto. È la maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza in un'indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse regioni, tra cui l'Abruzzo. Complessivamente sono 78 le persone indagate e 35 le misure cautelari emesse dal GIP, 8 le persone finite in carcere e 4 ai domiciliari, mentre nei confronti di 20 imprenditori è stata disposta l'interdizione all'esercizio d'impresa e per 3 commercialisti l'interdizione all'esercizio della professione. Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, facevano parte di un'associazione con base a Rimini, ma con ramificazioni in tutta Italia. Responsabili di aver creato e commercializzato per un importo di 440 milioni i falsi crediti d'imposta, lo strumento introdotto tra le misure previste del governo con il decreto rilancio del 2020 per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà. L'esecuzione delle misure è scattata, oltre che in Emilia-Romagna, anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. I finanzieri di Rimini, assieme agli altri reparti territoriali, allo SCICO e al Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, hanno eseguito anche un'ottantina di perquisizioni e sequestrati i falsi crediti d'imposta a beni e società per il reato di indebita percezione ed erogazione ai danni dello Stato. Tra gli indagati, 9 avevano anche presentato domanda di reddito di cittadinanza, mentre altri 3 avevano precedenti per associazione di stampo mafioso. E ora il bollettino Covid. Sono 1.262 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 692 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 3.559 e tamponi antigenici 9.319, è pari al 9,8%. Si registrano 4 decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.811. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 96 anni e provengono 253 dalla provincia dell'Aquila, 348 da quella di Chieti, 298 da quella di Pescara, 332 da quella di Teramo, 15 da fuori regione, mentre per 16 sono in corso verifiche circa la provenienza. Gli attualmente positivi sono 112.426, più 1.072 rispetto a ieri. In aumento i ricoveri, 428 pazienti, più 16 rispetto a ieri, sono in ospedale in area medica e 36, dato invariato, in terapia intensiva, mentre gli altri 111.962, più 786, sono in isolamento domiciliare. I 4 decessi riguardano pazienti di età compresa tra 75 e 94 anni, uno in provincia di Chieti, 3 in provincia dell'Aquila. I guariti sono 456 nelle ultime 24 ore. Alla luce degli ultimi dati, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto è al 20% per le terapie intensive e al 32% per l'area non critica. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti in calo a 1.723. Il totale dei contagi accertati in una settimana è pari a 22.072 e la variazione rispetto ai 7 giorni precedenti è pari al meno 12,52%. Dopo settimane in costante salita si iniziano a vedere i primi segnali di miglioramento della curva del contagio. Cambiamo pagina. Da domani, 1° febbraio, previsti nuovi voli e orari più comodi per i passeggeri che sceglieranno l'aeroporto d'Abruzzo dopo le difficoltà invernali dettate dalla pandemia. C'è molta fiducia in vista dell'estate. Il servizio di Stefano Recanati. L'aeroporto d'Abruzzo sempre più verso un ritorno alla normalità. Da domani, 1° febbraio, saranno ripristinati 4 collegamenti Ryanair, potenziando Bergamo-Orio-Alserio e reinserendo altre 3 destinazioni. Per Torino si torna a volare 3 volte a settimana, la destinazione di Londra-Stansted verrà operata 2 volte a settimana, per Bruxelles-Charleroi 4 voli a settimana, infine la tratta Pescara-Milano-Bergamo torna a 12 voli settimanali. Analizzando ciò che è avvenuto l'anno scorso, quest'anno è un impatto
importante segnale, perché l'anno scorso questi voli sono stati ripristinati nella mensilità di aprile e quest'anno invece partiamo già dai primi di febbraio. A marzo verrà già in vendita il collegamento sempre operato da Ryanair per Francoforte Hann e diciamo che aprile dovremmo riavere ripristinato tutto l'intero collegamento e planning che Abruzzo Airport ha già dal 2021. Novità riguardano anche i collegamenti con Linate effettuati da ITA. Il volo da Pescara verso Milano partirà alle 6.30 anziché alle 6.10, quello della sera da Linate verso l'Abruzzo partirà alle 20.30 atterrando a Pescara alle 21.40 e non più alle 23.55. Restano invariati i collegamenti pomeridiani, in partenza da Linate verso Pescara alle 15.15 e dall'Abruzzo verso la Lombardia alle 17.10. Se il buongiorno si vede al mattino c'è un cambio di passo anche ai vertici di ITA, noi non possiamo dimenticare che attraverso lo switch Alitalia ITA abbiamo beneficiato di un collegamento in più, tuttora in essere, quindi Linate è collegata due volte al giorno, abbiamo un dialogo costante e quotidiano con questo vettore, stiamo siglando un accordo per quanto riguarda il proseguimento di questi due collegamenti e probabilmente se rimarranno questi due collegamenti riusciremo attraverso Linate Scalo Hub collegare altre destinazioni anche con la città di Pescara. Dopo queste importanti novità, lo sguardo si sposta verso l'immediato futuro, cioè l'estate. Noi ci apprestiamo alla Summer 2022 con la massima espansione dei voli da e per l'Abruzzo, con il maggior numero di frequenze e se la pandemia ce lo consentirà, naturalmente potremo migliorare ed aumentare i numeri già importanti del 2021. In vista dell'incontro in programma per il 9 febbraio con Rete Ferroviaria Italiana, che ha dimostrato apertura nel recepire le istanze dei sindaci e dei cittadini dei comuni interessati dal raddoppio ferroviario, oggi l'amministrazione comunale di Chieti ha gettato le basi per la costituzione di un comitato dei sindaci dei comuni interessati dal progetto del raddoppio della tratta Roma-Pescara. L'obiettivo è anche una commissione consiliare speciale che metta a sistema tutte le informazioni e le problematiche relative a questa operazione di raddoppio ferroviario. Serenia Secondi. Dopo la richiesta da parte del PD regionale di istituire un tavolo permanente con sindaci e tecnici che studino con Rete Ferrovie Italiana le modifiche da apportare al progetto del raddoppio ferroviario, oggi in Consiglio Comunale straordinario a Chieti per procedere all'istituzione di un comitato dei sindaci e di una commissione consiliare speciale che temporaneamente sia di supporto all'amministrazione comunale di Chieti per approfondire le problematiche, vagliare strategie e monitorare gli impatti che la realizzazione di tale opera potrebbe avere sul tessuto della città. Noi daremo delle soluzioni alternative affinché si coniughino la necessarietà e la migliore accettazione da parte dei nostri cittadini. Tutti sanno che quest'opera diventerà un volano economico per i nostri territori. Dobbiamo solamente far capire a Rete Ferroviaria Italiana che ci sono delle alternative, ripeto, a costo zero che possono diminuire l'impatto negativo sui nostri territori. Affinché ci sia un consenso intorno a quest'opera, lei si è detto pronto a nominarsi commissario contro le opere inutili. Sì, c'è un modo sbagliato di fare le opere che è farle in odio alla cittadinanza, ai territori, al suolo. Quest'opera, attesa da oltre 20 anni, fatta finanziare nel 2016, diventata opera prioritaria nazionale col 2019-2020, deve essere fatta a regola d'arte, come diceva la legge del 1865, un progetto di qualità che non ostacoli la vita delle comunità, delle imprese, delle famiglie. Dobbiamo disegnare in loco qual è il migliore tracciato per evitare contenziosi, per evitare allungamenti di tempi. Si fa così dove le opere pubbliche poi riescono a funzionare. Io mi costituisco commissario contro l'inutilità di una maniera sbagliata di procedere a quest'opera pubblica, di eseguire quest'opera pubblica e voglio aiutare il commissario Macello a non fare macello.
Roselli, per cui il 25 di febbraio verrà il ministro Giovannini a garantire la correttezza di questa procedura. Purtroppo quest'opera è un'opera che deve essere realizzata in tempi e in alcune modalità accelerate, quindi ci deve essere un passo avanti da parte di tutti e tutti quanti dobbiamo mirare a ottenere quest'opera. In questi giorni all'interno dell'assise del Comune di Pescara si sta discutendo di temi fondamentali come documento unico di programmazione e bilancio. Le opposizioni chiedono di collaborare per evitare che la città perda importanti finanziamenti. Il servizio. Il Covid ha lasciato ferite profonde in tanta parte della città e la proposta di bilancio e di documento unico di programmazione presentata dalla Giunta Masci è ampiamente insufficiente, contraddittoria e debole. Lo affermano i consiglieri comunali del Partito Democratico e delle liste civiche di centro-sinistra. In questi giorni di confronto le opposizioni si stanno battagliando sulla possibilità di vedere rafforzati gli investimenti nelle politiche sociali e nella cultura, la possibilità di vedere istituita fin dalle prossime settimane la consulta del verde. Per quanto riguarda le società municipalizzate, di ricorrere alle graduatorie concorsuali e non agli interinali. Noi abbiamo dei bandi dove ancora non si presentano domande per le scuole innovative e siamo in attesa non si sa di cosa. Allora, dovremmo essere noi a questo punto un elemento propulsore per dare una nuova spinta a questa amministrazione. Allora forse l'amministrazione, la maggioranza di questa amministrazione è in attesa di un rimpasto di giunta? È in attesa del rimpasto di giunta, ma se vogliamo dirla tutta, stamane stavamo parlando ancora, discutendo in Commissione Politiche Sociali e Sicurezza per la seconda volta dell'aumento delle sanzioni per deiezioni canine, abbandono dei rifiuti. Non sono questi gli argomenti attualmente che realmente ci interessano, noi vogliamo portare a casa qualcosa di buono e di positivo per la nostra città. A risentirne, proseguono i consiglieri comunali, soprattutto i giovani che vedono la città svuotarsi sempre di più. Più spazi di aggregazione, più aule studio, questa amministrazione ha promesso in campagna elettorale una biblioteca comunale, quindi proprietà del Comune di Pescara. Ad oggi, dopo tutti questi mesi, non si vede l'ombra di nessun progetto, di nessun finanziamento per quest'opera che sarebbe il primo passo nei confronti di una generazione che ad oggi a Pescara vive senza orizzonti, purtroppo. Il Tribunale di Teramo fa registrare il record negativo in Abruzzo per cause pendenti e per carenza di organico. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Teramani ha proclamato lo stato di agitazione e minaccia, giornate di astensione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla drammatica situazione della giustizia a Teramo. Tania Bonici Castelli. Il Tribunale di Teramo vive una situazione di estremo disagio e i numeri lo dimostrano. È proprio il Palazzo di Giustizia Teramano a dover registrare il record negativo in Abruzzo per il maggior tasso di turnover di magistrati in uscita, il maggior numero di procedimenti scritti da più di 10 anni, mentre i tempi per definire una causa civile superano i 1000 giorni contro i 296 di Chieti, i 368 di Pescara e tra i 400 e 600 giorni di Sulmona, Vasto, Lanciano e L'Aquila. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo ha deliberato così lo stato di agitazione, non escludendo anche giornate di astensione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. Solo pochi mesi fa il Presidente dell'Ordine, Antonio Alessiani, aveva ottenuto un incontro con la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per rappresentare la drammatica situazione del Tribunale di Teramo. Qualcosa si è ottenuto, ma molto lontano dall'essere sufficiente. Dopo quell'incontro qualche risultato l'abbiamo ottenuto, abbiamo avuto 9 cancellieri in più, un nuovo magistrato, ma dai dati che sono emersi dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario si confermano appunto gli indici allarmanti che noi già avevamo rilevato, cioè il Tribunale di Teramo è quello che ha il maggior numero di carico di cause ultratriennali, il cosiddetto arretrato. Il Tribunale di Teramo è l'unico dove ci sono procedimenti di durata ultradecennale. Il Tribunale di Teramo ha l'indice di turnover, cioè dei magistrati in uscita,
maggiore di tutto l'Abruzzo, questo è comprensibile date le difficoltà e il carico di lavoro che ciascun magistrato ha. Di cosa avreste bisogno? Avremo bisogno di un potenziamento dell'organico, dell'adeguamento della pianta organica dei magistrati, di un aumento della pianta organica della dotazione del personale amministrativo per rendere il personale sia di magistrati sia di personale amministrativo compatibili con il carico di lavoro che il Tribunale ha. Per tutti questi motivi voi minacciate uno stato di agitazione? Lo stato di agitazione è già stato proclamato. Le concrete modalità di attuazione di questo stato di agitazione lo decideremo insieme a tutte le altre componenti dell'avvocatura. Quello che noi lanciamo è un allarme a futura memoria, perché fra qualche anno c'è il rischio, se non si risolve la situazione del Tribunale di Teramo, che è centrale, uno snodo centrale per quanto riguarda ad esempio i fondi per il PNRR, di qui a qualche anno probabilmente la situazione del Tribunale di Teramo potrà essere equiparata a quella delle realtà economiche più arretrate della nostra regione e della nostra nazione rispetto alle altre che invece si saranno avvantaggiate dei finanziamenti del PNRR e avranno potuto rispettare gli obiettivi fissati per quanto riguarda la giustizia. Ancora difficoltà per gli armatori di Pescara costretti a lavorare in precarie condizioni a causa dei fondali bassi. Gli interventi rapidi non hanno risolto il problema. I lavori non partiranno prima di fine febbraio. L'associazione di categoria chiede un vertice con prefetto e regione. Vediamo. Fondali bassi e armatori costretti a trasferire le imbarcazioni più grandi nel porto di Ortona. Così si fa sempre più complicata la situazione porto di Pescara. Gli interventi fatti negli ultimi giorni, dicono dall'associazione armatori, non sono stati risolutivi. I lavori, dopo che tre barche erano rimaste incagliate per più di 24 ore, hanno riguardato lo spostamento dei sedimenti, liberando la canaletta, ma con il cambio di perturbazione e il ritorno del maltempo si torna a punto e a capo. A mettere in difficoltà gli armatori ci sono anche le basse mare che dureranno per tutto il mese di febbraio. Sappiamo che al momento ci sono delle criticità, aveva detto nei giorni scorsi il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ma il nostro obiettivo continua è superarle in modo definitivo, portando avanti con forza e velocità i lavori di allungamento dei due moli e cancellando in modo definitivo il problema dell'insabbiamento. Lavori che però dopo l'ultima riunione in Capitaneria partiranno tra febbraio e marzo. Gli armatori, già esasperati da molti anni, chiedono invece una riunione urgente con prefetto e regione. A Dubai, giornate dedicate anche all'Abruzzo nel padiglione Italia dell'Expo 2020. L'obiettivo è quello di attrarre turisti e imprese e stabilire rapporti di partenariato con il Medio Oriente. Giuseppe Dintino. Cercheranno appunto di intercettare la voglia di buon gusto che è tipica appunto del prodotto italiano. L'Abruzzo vola a Dubai in occasione dell'Expo 2020 per le giornate che il Padiglione Italia dedica alle singole regioni. L'obiettivo è quello di attrarre turisti e imprese dalla penisola del Golfo, tenendo conto anche delle vantaggiose agevolazioni per la zona economica speciale che comprende il 70% del territorio industriale. Attualmente solo il 5% dell'Expo abruzzese e diretto verso l'Asia. In evidenza negli Emirati Arabi Uniti le eccellenze enogastronomiche della nostra terra ed anche una mostra dedicata all'arte orafa e all'importante tradizione dell'artigianato abruzzese. In primo piano però il settore dell'automotive e la produzione dei furgoni, che ad oggi rappresenta oltre la metà dell'export abruzzese. Al momento non ci sono rapporti consolidati con gli Emirati, ha dichiarato l'assessore regionale allo sviluppo economico Damario, ma stiamo lavorando per questo. Stiamo accompagnando le imprese abruzzesi a cercare di crescere. Ieri lo abbiamo fatto nel padiglione Italia, dove si è inaugurata la settimana dedicata all'Abruzzo, le settimane dedicate all'Abruzzo, un allestimento e una esposizione dei nostri prodotti, della nostra tradizione, della nostra storia e della nostra cultura, che ha molto colpito e impressionato per la qualità di questi allestimenti. E noi possiamo offrire a questo mercato, che è molto vocato verso l'innovazione tecnologica, il lusso, l'eccellenza, quello che noi sappiamo produrre in questi termini. Il fotografo performer Giulio Gennari traccia un percorso fatto di luce e la mostra d'arte contemporanea allestita al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara. Vediamo.
Si chiama Luce, la suggestiva mostra d'arte contemporanea inaugurata sabato scorso a Pescara, in tre sale del Museo delle Genti d'Abruzzo. Il fotografo Giulio Gennari traccia un percorso di forme e suggestioni, disegnando appunto con la luce. Al primo livello della mostra, protagonista è la questione di genere. Tante delle opere riguardano appunto la violenza sulle donne, insomma, è tanto tutto quello che ovviamente si fa per comunicare e dare ovviamente un'opportunità a chi non ha voce appunto di farlo. Nella seconda sala la fotografia si sovrappone ai colori acrilici in un percorso legato agli artisti contemporanei. Un effetto tridimensionale dell'opera stessa, perché anche il fruitore può installarla a piacimento e crearne ovviamente una grande interpretazione, in ogni caso un'interpretazione diversa. Infine ci si imbatte in figure più delineate in cui si riconoscono personaggi dello spettacolo, il cantante Marco Carta, col quale Gennari ha collaborato, e il porno attore abruzzese Rocco Siffredi. Disegno appunto sempre su questi ritratti molto esclusivi, creando appunto delle originalità e soprattutto un'irripetibilità appunto delle opere. La mostra sarà visitabile dal mercoledì alla domenica fino al 6 di febbraio. E ora lo sport, ultimi minuti di calcio mercato, il gong è alle ore 20 in casa Pescara, si attende l'ufficialità dell'uscita di Michael De Marchi, che quasi certamente andrà al Sudtirol, anche se si era registrato l'inserimento della Virtus Verona. Sul fronte Teramo sembra sbloccarsi il trasferimento di Domenico Mungo alla Viterbese, mentre per l'attacco si complica l'arrivo di Luigi Cuppone dal Cittadella. Il servizio. Pochi minuti alla fine della sessione invernale di calciomercato, il Pescara ha quasi centrato appieno gli obiettivi prefissati per queste ultime giornate. Manca da definire l'uscita di Michael De Marchi, che dovrebbe finire al Sudtirol, squadra dominatrice del girone A di Serie C, anche se nel pomeriggio c'è stato l'inserimento della Virtus Verona, ex squadra di De Marchi, che vorrebbe riportare in terra scaligera l'attaccante che dopo un inizio da titolare poi è scivolato dietro il bomber Ferrari e lascia il Delfino con 19 presenze e 3 reti all'attivo. Operazione di uscita che si completerà al fotofinish. Messa a punto invece la cessione di Miloš Bočić, l'esterno va in prestito alla Pistoiese, sempre nel girone B, in una squadra impelagata nella lotta salvezza, in piena zona playout. Sfumate le piste estere, Serbia e Belgio, tramontata quella della Fermana, Bočić nei prossimi 5 mesi giocherà con gli arancioni toscani. Si è chiusa ufficialmente anche la parentesi di Cristian Galano, come già riferito da sabato quando l'operazione era stata impostata. Il giocatore torna al Bari per la terza volta nella sua carriera. Primi 6 mesi alla grande sotto la gestione Zauri, poi un lento declino e un addio consumato con 6 mesi di ritardo. 78 presenze e 19 gol in biancazzurro. Due gli elementi che in queste ore finiscono alla corte di Gaetano Auteri. L'attaccante 27enne Jacopo Cernigoi, annunciato ieri ai nostri microfoni dal presidente Sebastiani, arriva al Pescara in prestito con diritto di riscatto dal Seregno. Dividerà col baby Blanuta il ruolo di vice Ferrari. E poi il centrocampista 25enne Simone Pontisso dal Vicenza, con cui aveva il contratto in scadenza al prossimo giugno, e arriva a titolo definitivo. Un innesto di spessore per il reparto mediano, che può contare ora su rotazioni ampie. Meno definite le ultime ore del Teramo, per il quale a pochi minuti dal gong ci sono speranze di chiudere il caso del fine settimana, quello legato a Domenico Mungo. Dopo le precedenti incertezze, il giocatore sembra essersi convinto ad andare alla Viterbese senza contropartite, dunque senza l'arrivo dell'attaccante Simonelli. Per l'attacco infatti gli uomini mercato biancorossi stanno stringendo per un pallino del tecnico Guidi Luigi Cuppone del Cittadella, che era alla Casertana lo scorso anno con l'allenatore fiorentino. Per Montaperto c'è l'ipotesi Messina, il club peloritano che ha già acquisito in prestito stamani il difensore Daniele Trasciani, operazione che era stata preannunciata ieri a TV6 dal DS Federico dopo la gara di Imola. Oggi invece Nicolò Bellucci ha riportato una distorsione al ginocchio in allenamento, i prossimi esami diranno qual è l'entità del danno riportato dal difensore Scuola Sassuolo. E ora il calcio giocato con il Pescara che ieri ha vinto a Viterbo 3-1, il servizio di Stefano Recanati.
Tre gol tutti nel primo tempo ed il Pescara espugna il Rocchi di Viterbo. A nulla è servita la rete di Volpicelli nella ripresa, ai laziali che si arrendono ai più quotati biancazzurri. Per gli adriatici è il settimo risultato utile consecutivo. Auteri, per forza di cose, conferma in blocco la squadra che ha battuto il Montevarchi con Dursi, Ferrari e Rauti in attacco. Punzi si affida al 4-3-3 con Semenzato a rilevare lo squalificato Pavlev sulla destra. Viterbese è meglio in fase di interdizione, ma ad avere la prima occasione il Pescara con Veroli, che dagli sviluppi di calcio d'angolo si coordina bene al limite, ma la sfera termina fuori di poco con Fumagalli immobile. I ritmi non sono elevati, ma i biancazzurri con i minuti salgono nella qualità del palleggio e da buon giro palla che porta a isolare sulla sinistra Rasi. Il cross di quest'ultimo con il contagiri trova libero all'altezza dell'area piccola Ferrari. Per lui è un gioco da ragazzi mettere in rete. Gol numero 11 per l'attaccante, che festeggia sotto lo spicchio dove sono assiepati i tifosi provenienti dall'Abruzzo. La squadra di Auteri non si accontenta e continua a spingere sfruttando bene i suoi esterni, e come nell'occasione del primo gol l'azione parte dalla destra, sfera che arriva dal lato opposto dove Dursi, sfruttando la sovrapposizione di Rasi, con un destro a giro beffa sul palo lungo Fumagalli, che nulla può sulla bellissima conclusione del giocatore in maglia numero 7. La differenza sul piano del gioco col passare dei minuti si fa più evidente, ma nemmeno la dea bendata da una mano ai laziali, quando al 39esimo sull'angio lungo di Memmusciai la sfera, dopo una carambola sulla testa di due difensori giallo-blu, rimane sui piedi di Rauti, che non ci pensa due volte, con il destro scarica per la terza volta alle spalle di un incolpevole Fumagalli. Gioia anche per lui e quinto gol di stagione per il 21enne. I padroni di casa con l'orgoglio provano a rimanere in partita e danno un'occasione sul tramonto del primo tempo con Bianchimano, ma il nuovo arrivato affretta la conclusione di punta e non inquadra lo specchio. Cambia Punzi nell'intervallo, che si mette a specchio al Pescara inserendo Ricci in difesa, Calcagni come quarto a centrocampo, mentre in attacco c'è Polidori, e per poco questo non dà ragione al tecnico laziale quando Volpicelli pesca sulla destra D'Ambrosio, che di testa chiama gli straordinari Sorrentino, che si fa trovare pronto dopo una prima frazione di tempo tranquilla. Visti tanti impegni da qui in avanti, Auteri prova a far tirare il fiato ai suoi mettendo in campo i bevi Blanute e Delle Monache. I laziali però non si arrendono, trascinati dall'ex Matelica Volpicelli, che direttamente da calcio di punizione da distanza siderale pesca il coniglio dal cilindro e accorcia le distanze. Nulla da fare per Sorrentino. Il Pescara in contropiede non riesce a chiudere il match e rischia tantissimo alla mezz'ora, quando Volpicelli chiama la conclusione dal limite Calcagni, ma a dire di no al classe 94 e la traversa. L'occasione al Pescara per chiudere la gara capita al 40esimo. Buon lavoro di Blanuta, che rincorre un pallone vacante, lo serve al suo compagno di reparto, ma il tiro di Clemenza si ferma sul palo alla destra di Fumagalli. Si salva la Viterbese, ma gli assalti nei 4 minuti di recupero non danno gli effetti sperati. Con questa vittoria il Pescara aggancia il quarto posto e resta in scia del Cesena, ma mercoledì per la banda di Auteri sarà di nuovo campionato, quando l'Adriatico Cornacchia arriverà la Carrarese. Teramo, che invece è stato sconfitto ieri a Imola 1-0 con un gol partita molto bello segnato da Luca Lombardi in pieno recupero. Il servizio di Jacopo Forcella. La perla di Luca Lombardi è un gioiello che spezza i sogni del Teramo, che pensava al minuto 92 di aver portato a casa almeno il pareggio. L'Imolese vince e tutto sommato convince, perché gioca meglio dei rivali superandoli anche in graduatoria. La partenza della formazione di casa è ad alta intensità. De Sarlo al settimo manca la porta di poco, il Teramo ci mette un quarto d'ora ad entrare in partita con la volata di Bernardotto, che chiama Rossi al calcio d'angolo, dai cui sviluppi nasce il giallo. Petrella di Ciampino rileva un mani di Fiorani, col Teramo che protesta perché il tocco incriminato sarebbe stato di Cerretti. I padroni di casa sono pimpanti. Benedetti al 19esimo recupera e innesca il diagonale di Lombardi, su cui De Sarlo non arriva in scivolata di un soffio. Clamorosa quella che Malotti mette sul piede di Bernardotto a metà tempo. Il centravanti puntuale all'appuntamento e impreciso al momento della battuta. L'Imolese tiene il pallino del gioco, accelera e pressa, lasciando al diavolo solo le ripartenze. Al 36esimo Lombardi travolge Perucchini, ma Petrella lascia proseguire Cerretti a porta spalancata, ma da posizione complicata manca di nulla il vantaggio, mandando la sfera esattamente dove, tre giri di lancette dopo, finisce quella calciata da Belloni, imbeccato in area da D'Alena. Secondo tempo più involuto, Bernardotto scalda i guantoni di Rossi, ma è sempre l'Imolese a farsi preferire per impostazione del match. Guidi inserisce Forgione per Fionani, ma deve ringraziare Perucchini, attento sulla scivolata ravvicinata di D'Alena, pescato dal traversone anche deviato di De Sarlo. Entrano sopra e D'Andrea per Rosso e De Grazia, varando la difesa a 3 con Malotti che arretratamente
mezzala. Il problema è che il centrocampista ex Fiuggi, con due falli su Lombardi, rimedia altrettanti cartellini gialli che gli valgono la doccia anticipata per una partita durata per lui 16 minuti. Rossetti rileva Malotti, Fontana squalificato, scambia i Lombardi, fuori Alessandro, dentro Luca, e sarà la mossa decisiva. Benedetti ci prova dalla distanza, ma Perucchini gli concede solo il corner. Il Teramo serra le file e non si scompone, tutt'altro. Anzi, col piazzato di Arrigoni sfiora il colpo da tre punti. La sfera bacia la parte superiore della traversa ed esce. Poi la rete di Lombardi, slalom e battuta che fulmina Perucchini e manda all'inferno il diavolo, beffato quando il più sembrava fatto. Lezione da tenere a mente mercoledì, quando a Siena si conclude il trittico di impegni lontano dal Bonolis. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, in onda a sostanzialmente un'ora dalla chiusura del calciomercato. Sarà anche l'opportunità per tracciare un bilancio di questa sessione a tinte bianche azzurre, anche per proiettarsi verso il turno infrasettimanale di mercoledì. Vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.